una mattina lui mi disse: vabbè, ti puoi mettere pure tu a fare le mozzarella. C'era questo piccolo caseificio a Capua e quella mattina io dissi immediatamente sì, voglio passare anche io dall'altra parte e chiudere il cerchio, e quindi mi sono messo poi a produrre le mozzarelle trasformando solo il mio latte. Perfetto. Quali erano le sue precedenti esperienze nel settore caseario? Le esperienze precedenti nel settore caseario non ne avevo mai avute, ma io avevo fornito un po' tutti i caseifici, quindi l'esperienza vera era quella che avevo visto quei caseifici che lavoravano solo latte di bufala, oppure quei caseifici che lavoravano latte di bufala e latte di vacca facendo un prodotto misto. Per anni avevo avuto la possibilità di andare all'interno dove veniva, in gergo si dice, guagliare il latte, e quindi carpire tutti i loro segreti per far uscire una mozzarella ottima. Qual è la sua produzione attuale? Ma noi trasformiamo ogni giorno tra i 10 e i 20 quintali di latte, dipende un po' dalle ordinazioni che abbiamo in tutta Italia, perché abbiamo la possibilità di esportare sia in Italia che all'estero, e abbiamo preso delle forniture importanti con delle catene di grossi supermercati, quindi diciamo la media di produzione giornaliera è tra i 3 e i 4 quintali al giorno di mozzarella. Come si attesta la sua produzione nel mercato locale e quello nazionale? Ma diciamo il mercato locale per noi è la vendita al banco, sia qui a Capua che presso il nostro punto vendita a Casagiove. E noi comunque non ci possiamo lamentare perché abbiamo una richiesta continua vendita al banco, quindi di vendita diretta di mozzarella calda appena fatta. E parliamo di una produzione giornaliera di circa 300-150 kg. Gli altri 300 kg vanno suddivisi un po' in tutta Italia, e abbiamo anche delle piccole forniture per il momento in America e in Giappone. Signor Battaglia, come si diversificano i prodotti della latteria di Capua? Noi trasformiamo il nostro latte in 70% mozzarella, la parte rimanente produciamo ricotta freschissima e caciocavalli e scamorze di bufala. Facciamo anche un prodotto tipico pugliese, che è la stracciatella e la burrata, ma la facciamo di bufala assoluta, e devo dire la verità, è molto rivisto questo prodotto. E ho visto che è una bella azienda. Quante persone sono impiegate? Ma noi abbiamo tra l'azienda agricola e il caseificio circa 20 persone, 20 unità lavorative, e poi abbiamo il mini caseificio a Roma che impegna ancora 10 persone, tra autisti e addetti alla produzione e addetti al banco. Quindi il totale dei nostri operai è di circa 30 persone. Signor Battaglia, qual è l'attenzione nei confronti degli animali da latte? Dove vengono allevati? Noi abbiamo la nostra azienda agricola che sta a Caiazzo. Caiazzo è un meraviglioso paesino che sta verso l'Alto Casertano, ai confini con il Beneventano. Secondo me è l'Umbria della Campania, perché ha dei paesaggi meravigliosi. Ci tengo a specificare che è una zona che è rimasta completamente fuori da tutte quelle invasioni, purtroppo hanno rovinato i terreni del Basso Casertano, del Basso Cortino, ma soprattutto perché Caiazzo, avendo la tipologia collinare, non è stato permesso in nessun modo fare discariche a cielo. Sicuramente l'allevamento in collina è un po' più difficile rispetto all'allevamento in pianura, però io ho centralizzato tutti gli animali da latte della mia azienda a Caiazzo.